minchia, sono felice come un bambino. Raga, stando in Sicilia, andrò a Catania, mi allenerò con Gideon, che è un pro di MMA. Meno buttare giù una base, perché comunque il mio obiettivo è competere nell'MMA. Ormai sono preso bene. Comunque, sempre con me la mia borsa è la Nike. Questa borsa mi accompagna ovunque, compratene anche te uno. Giuro, è stata con me alle Canarie, a Liverpool, a Parigi, a Budapest, in Marocco, e l'ho avuto anche quando vado ad allenarmi. Sempre, sempre, non riesco a portarmi la valigia, questa borsa mi rappresenta, però è proprio sportiva. Ok, siamo qua alla palestra Atleti di Box a Catania, in Sicilia. E sono venuto qua per fare sparring con Gideon, mi insegnerà alcune tecniche di MMA, le basi, e faremo qualcosa di assurdo, faremo 3 round di sparring, faremo il primo round di pugilato, il secondo round di kickboxing e il terzo round sarà di MMA. Adesso proverò a fargli il culo, vediamo cosa accadrà e parleremo un attimino con Gideon. Gideon, dammi il pugno. Siamo qui per fare sparring leggerissimo da professionisti. Beh, imparare più tecnica. Mi insegnerai qualche tecnica, vero Gideon? A lui lo insegnerò qualche tecnica, così quando inizierà a combattere di MMA sarà un mostro, una macchina di guerra. Grande Gideon. Dunque, distruggerà il suo avversario. Grande. Facci vedere le braccia. Porca troia, io non voglio fare sparring con te Gideon. A vedere. Gideon è un pro di MMA. Ora vi faccio vedere qualche suo highlights, è un assassino. Secondo voi ditemi chi vincerà in questo match tra me, Amin Extreme contro Gideon. Mono Mask, vinceremo questo corpo al limite, andiamo. Da dire che in questa maschera è pesante, invece i guantini sono una meraviglia perché senti proprio che affondi il corpo. Thank you.
station wagon. Che ha vinto questo cazzo di round. Ora faremo di MMA. Perché sono stato spaventato. Ora stiamo facendo l'ultimo sparring di tecnica di MMA e vediamo chi vincerà. Spero io, a lui la mangio. Cioè ti prende, è proprio complesso. Prima mi ha preso una gamba, mi ha bloccato un braccio e con l'altro braccio mi ha fatto leva. Cioè non avevo proprio possibilità di muovermi. Non mi aspettavo proprio una cosa del genere. È assurdo. Per il dubbio oggi mi sono comprato un polipo. Guardate, anzi ammiratelo. Lo vedete? Guardate i suoi occhi. Mi assomiglia. Se lo tagliamo a fette vediamo di bruciarlo alla griglia. Mi sono comprato anche due fette di pesce squalo. Adesso andremo a assaggiarle e vediamo com'è. Comunque questo è il pasto post workout dopo lo sparring. Adesso vi farò vedere Gideon cosa sta combinando. Che cazzo hai in mano? Fai vedere. Porca. Figa, sto ragazzo è terrificante. Figa, sai che dovrei prendermi anche un paio di sandalette così. Fai vedere i sandali. Ma cosa stai facendo, Gideon? Lo facciamo in Africa. Davvero? Perché? Ma cosa stai facendo? Sto facendo il fuoco. E il barbecue.
Cos'è stai facendo? Fuoco per barbecue. Fuoco per il barbecue. Porca troia. Sì, sono abituato a fare. Avvicinatevi. Ci colpisce spada. Sbuttiamo. Sbutteremo pesce spada. Qui faremo un bel panino. Un ratto dopo e il polipo dopo. Adesso un po' di verdure sane. Vieni qua. Così cucinano i lottatori di arti marziali. Qua ecco le gambette, il polipo. Qua c'è il pesce spada, un bel pezzo di pesce spada. Mettiamo un po' di peperoni. Qua però vediamo, mi è venuto un botto di piccante. La prova di questo super panino fatto polipetto, spada e peperoni. Sfiglia. No, che buono. Un po' selvaggio, ma assurdo. Oggi siamo andati al mare io e Gideon. Volevo farvi vedere qualche allenamento, qualche trazione, qualche flessione, ma alla fine vi ho portato sto bel cannolo. Siciliano enorme, probabilmente saranno almeno 3-4 mila calorie e mi ci vorrà una settimana per bruciarlo. Dunque adesso lo assaggiamo. Buono, ricotta, pistacchio. Noi su sto posto è molto selvaggio, sincero, non me l'aspettavo. Sembra un po' di stare in Africa, un mix tra Italia e Africa, veramente proprio selvaggio. Sono stato nel ghetto nigeriano e ho visto persone mangiare animali che non si dovrebbero mangiare, cose che non si dovrebbero fare. Non ho registrato perché mi avrebbero ammazzato, ma comunque in generale mi è sembrato comunque come città molto selvaggia. Nulla, questa avventura è arrivata al termine, ci vediamo alla prossima.